Una merenda o una colazione golosa? Eccola qua, seguitemi per la videoricetta. Oggi andiamo a fare delle deliziose sfogliatine all'arancia. Prendiamo un arancio di nonno Pippo, vi ricordo che trovate la pagina su Instagram, e l'andiamo a tagliare in modo vivo, togliendo tutta la parte bianca anche della nostra buccia. Quindi vanno tolte prima le due estremità e poi con il coltello facciamo così tutto intorno per togliere tutta la parte bianca. Non ci resta che tagliarla adesso a metà e poi la andiamo a tagliare a spicchi sottili. In questo modo. E li mettiamo in un piattino. Eccole qui pronte, tagliate e messe in un piatto. Prendiamo un rotolo di sfoglia e delicatamente lo andiamo a srotolare. In questo modo, piano piano. La tagliamo in due per la lunghezza, ovviamente, e ora creiamo sei rettangolini. Li andate a posizionare su una teglia e per il lato della lunghezza andiamo a mettere un po' di crema pasticcera all'arancia, quella che ho fatto io. Vi lascio sotto il link di questa fantastica ricetta. Andiamo a mettere un cucchiaio più o meno, cercando di lasciare poi tutto il bordo intorno, ovviamente senza niente. In questo modo. Sopra la crema andiamo a posizionare i spicchi sottili che abbiamo tagliato di arancia in questo modo. E sopra le arance andiamo a metterci un pochino di zucchero di canna in questo modo. Ogni angolino di sfoglia l'andiamo a avvicinare all'arancio in questo modo. E le andate a fare aderire esattamente così. Eccoli pronti da andare a cuocere. Andiamo a riscaldare la friggitrice 3 minuti a massimo dei gradi e andiamo a cuocere piano centrale. Con una resistenza andate a cuocere piano più basso, sempre 200 gradi. In 12 minuti eccole qui pronte. Non ci resta che mettere un pochino di zucchero velo per decorazione e di andarle a servire e gustarle. Ecco qua.